per condividere con voi come io ho vissuto questa storia, consapevole che i pochi minuti in cui parlerò non potranno rendere il tutto in maniera esaustiva, e nella speranza che questo possa aiutarvi nella considerazione di chi sono davvero. Le mie parole non potranno e non vorranno, né ora né mai, fare ombra all'immensa sofferenza dei genitori, dei parenti e degli amici di madre. Le caratteristiche della figura che di me venne delineata fin dall'inizio era così lontana da quello che sentivo di essere, che iniziai a domandarmi se la percezione che avevo di quella sera fosse sbagliata. Iniziai a chiedermi se davvero quella rappresentazione, che aveva il mio stesso nome e cognome, e che invece per me era così lontana da ciò che sento di essere, avesse qualcosa di reale. Quella figura veniva descritta con una tale convinzione da indurmi a cercare di capire se fosse la percezione che io avevo della realtà essere distorta, o se piuttosto lo fosse quella che di me veniva portata in queste stesse aule di tribunali, nonché in trasmissioni televisive e giornali. E iniziai a domandarmi il perché di un contrasto così forte. Quando seppi di essere stato indagato, fu per me come un fulmine a ciel sereno. Possibile che fossi colpevole di qualcosa di cui non ero consapevole? Davvero potevo agire in modo diverso? Dall'essere indagato all'essere considerato colpevole, il passaggio fu breve. Così iniziai a ripercorrere i singoli atomi, non senza fatica, a ricostruire le condizioni di quella maledetta sera, a rileggere le mie stesse parole. E per un lungo periodo ho visto crollare tutte le sicurezze che avevo nel cercare di calzare le scarpe di quella figura. Il risultato fu di non riuscire a guardare le persone negli occhi e di aver paura anche di esistere. Ora finalmente ho capito che quella figura non sono io, che non mi può rappresentare, e che anzi è qualcosa di totalmente costruito e distinto da me. E ciò che ha reso possibile il paragone con una figura così mostruosa è stata la mancata considerazione delle reali condizioni di quella sera, considerazione che è venuta meno sia nel fabbricare una colpa, sia nel proporre una pena, e anche a valle del processo di primo grado, come se le condizioni in cui tutto è accaduto in fondo non contassero nulla. E non solo non si consideravano le reali condizioni di quella sera, ma come se non fosse già abbastanza assurda la rappresentazione che di me veniva data, i molteplici fatti inventati non erano corti più. Come quando si è detto, non solo in TV, ma anche in aula dalla parte civile, che quella sera io non facevo niente mentre Marco perdeva 2 litri di sangue. Cosa falsata e ingannevole. Non avrei mai potuto sapere una cosa del genere e non fare niente. E di fronte a tutto questo, non capisco cosa spinga ad intraprendere un percorso fuorviante per la verità, unica cosa che realmente conta per me e per tutti. A posteriori, sulla base dei fatti, e purtroppo sappiamo che quello che è successo quella sera ha portato alla morte di Marco, è normale, ma forse semplice, dire quello che avrei dovuto fare senza considerare le reali condizioni. Perché se mi fossi potuto rendere conto di quello che stava accadendo, lo avrei fatto. Non solo non ho fatto quello di quel pubblico ministero mi accusa, ma ho fatto tutto quello che era nelle mie possibilità, date le condizioni reali di quella sera e le mie capacità. Giudici, io vi chiedo di leggere voi stessi le mie parole in quelle intercettazioni, che vengono rivendicate come prova per la mia colpevolezza. Perché rileggendo quelle stesse intercettazioni, io invece ho riacquistato la certezza, non più solo emotiva, ma ora anche razionale, che purtroppo quella sera non avrei potuto fare altro rispetto a quello che ho fatto. E quelle stesse parole estratte da un discorso nelle intercettazioni per costruire una figura inumana, se lette per intero, rendono chiara la mia trasparenza. Io spero e credo che la giustizia sia più di un decretare una colpa o di un combinare una pena a posteriori, senza considerare le reali condizioni dell'evento. Non voglio credere di essere condannato per qualcosa che a posteriori avrei dovuto fare, senza considerare che nelle condizioni reali ho fatto tutto quello che ero in grado di fare, sulla base di quello che mi era possibile sapere e capire. Non voglio sostituirmi né ai miei avvocati né tantomeno al pubblico ministero, ma quello che ho portato qui oggi credo potesse esprimerlo solo di persona. Non ho risparmiato parole quando si trattava di rispondere al pubblico ministero, agli avvocati o alla corte. E quel silenzio che è stato strumentalizzato da tanti, come lo saranno d'altronde anche le parole di oggi, strumentalizzato con l'intento di costruire una figura crudele, non è stato nascondermi dietro una colpa. Spesso il silenzio è stato per me più doloroso di qualsiasi parola.
Un silenzio emotivo che forse in parte mi accompagna anche in questo momento, che non c'era nessun mistero, ma solo la difficoltà o l'incapacità di esprimermi a causa di una fragilità indotta da qualcosa che una persona sola non può controllare e che oggi ho provato a mettere da parte.